Il progetto Muse nasce diversi anni fa grazie al volere di Yudi Menuhin, un violinista, musicista, che aveva un sogno, quello di portare la musica gratuita in tutte le scuole del mondo. Questo sogno si è sviluppato nel tempo ed è diventato una fondazione internazionale che vede coinvolti più paesi europei e una fondazione italiana che vede coinvolte invece più città nello stesso paese. A Milano siamo presenti in 8 scuole attualmente e in questa scuola dove ci troviamo abbiamo da 3 anni ormai a questa parte avviato un progetto speciale, progetto Creando Puentes. Creando Puentes è un progetto internazionale sostenuto dalla comunità europea attraverso il progetto Erasmus+, che vede coinvolti diversi paesi europei del progetto Muse in uno scambio di buone pratiche attorno ad un tema comune, che è quello della conoscenza del patrimonio europeo nelle scuole, quindi come i bambini possono avvicinarsi al patrimonio presente nei musei attraverso appunto l'arte di noi artisti di Muse. Sono Cristina Negro e mi occupo all'interno del Muse dei laboratori legati alla danza e al movimento. Il progetto che abbiamo fatto in questi 3 anni con la quarta A è stato molto interessante perché ha cercato di mettere insieme l'arte visiva con il movimento. E poi abbiamo fatto anche una cartografia, io la chiamerei una mappa, cioè proprio dei disegni in cui ognuno si è disegnato, ha disegnato il proprio corpo, ha disegnato il luogo che aveva scelto nel giardino e tutti questi disegni poi sono stati assemblati, incollati dai bambini e ne è diventato un poster. Mi chiamo Alice Patriccioli e mi occupo di didattica dell'arte e di fotografia in particolar modo. Con i bambini di Muse cerco di sperimentare il più possibile tecniche diverse e materiali diversi in modo tale che possano avere la possibilità veramente di usare più materiali e cose possibili, soprattutto visto e considerato la mission del Muse, cioè quella di avvicinare attraverso l'arte bambini che hanno delle difficoltà, soprattutto nel campo dell'integrazione. In questo anno scolastico in particolare con la classe ci siamo dedicati all'osservazione di alcune opere tratte dal Museo del Novecento che sono state in realtà una fonte di ispirazione non tanto mia, perché in realtà io lavoro sempre attraverso le opere d'arte, ma una fonte di ispirazione per i bambini, perché osservandole sono riusciti poi a ispirarsi e quindi a creare loro stessi dei masterpiece, cioè delle opere, dei capolavori. Mi chiamo Roberto e lavoro nel Muse da parecchi anni. Lavoro nell'area musica. Io propongo tutto il mio repertorio di strumenti musicali, che sono percussioni etniche, e insegno loro la provenienza, l'utilizzo, la tecnica di come vengono utilizzati e poi incominciamo a orchestrare. Ad esempio in questo caso, in questo progetto di Creando Puentes, dove il progetto era il Museo del Novecento, ho utilizzato questa tecnica di far usare a ogni bambino uno strumento musicale che veniva poi collegato all'opera dell'artista, creando questa interazione tra il visivo e la sonorità. Il mio lavoro soprattutto come artista di teatro è stato quello di portare il corpo e la voce nel dialogo con l'opera. Quindi immaginare di entrare nell'opera e immedesimarsi in quello che c'è. Abbiamo poi cercato di ragionare sui concetti che l'opera astratta ci portava per provare poi a esprimerli col nostro corpo. Con le storie che abbiamo inventato a partire dalle opere abbiamo scritto dei testi e abbiamo imparato a recitarli in modo espressivo. Thank you.
che cosa faccio io? Faccio vivere il più possibile un'opera, faccio quasi entrare e uscire da una determinata opera, scoprirne, cercare di scoprirne i segreti e anche le motivazioni per cui è o era considerata un'opera d'arte. Quindi i bambini sono sempre stati considerati coautori e coautrici, non vasi da riempire, e anche critici d'arte. Questo è un gioco che a loro piace molto, quando li chiamo magari alla LIM a illustrare, a descrivere un'opera. Credo che i bambini hanno piano piano imparato a sentire che loro stessi sono opere d'arte, che c'è un legame tra l'arte e la vita che non può essere sciolto, perché le due cose hanno bisogno una dell'altra.